Ma buon salve fortunati spettatori e benvenuti in questo nuovo video. E oggi siamo qui in un nuovo FAQ. Oggi risponderemo alle vostre quattro domande che sono veramente scottanti e ci sarà da divertirsi. Questo video potrebbe risultare più lungo del solito, visto che di solito i nostri FAQ durano pochissimo. La prima domanda ce la fa Michela04. Con quanto sei uscito all'esame di terza media? Allora, io sono uscito con 8. Abbastanza abbondante, direi 8,30. Sì, diciamo che ha giovato molto la mia matematica e invece ha aggravato un po' il mio inglese. Io faccio mo molto schifo l'inglese. Inglese e francese veramente non vanno per niente bene. E quindi niente, 8 penso vada bene comunque. Cioè anche all'esame lì si è visto, cioè ho preso 9 a matematica e 7 a inglese. Mo che faccio il liceo, spero, visto che si inizia un po' da capo, spero di rimediare con questo inglese. Nevermind ci scrive: quando hai scoperto la tua stupidità immensa? Allora, diciamo recentemente, visto che quando sono stato investito, ovvero l'anno scorso, prima ero molto più intelligente e adesso invece sono diventato scemo come una capra. No, vabbè, scherzo. Ovviamente scherza anche lui, vero? Sì, no? Boh, comunque niente, per chi non lo sapesse, l'anno scorso sono stato investito da una smart. È stata colpa mia perché io sono letteralmente andato addosso. Le strade di questa città sono veramente incasinate a volte. Quando vai in bicicletta è brutto, è molto brutto. Anonymous Mallo ci scrive: lei è egregio signore molto calmo, ha mai fatto una rissa? Allora, io non ho mai fatto una rissa, tendo ad essere molto calmo. Intanto magari spingo, ma proprio ogni tanto spingo. Una spinta, ma una rissa vera? No, non mi sembra. Al massimo mi picchio con mio fratello ogni tanto. Però no, con non parenti no. Allora, scusate, ma per questa ultima domanda devo dirvela io da solo, cioè devo stare in piedi, devo stare libero, è pure una roba abbastanza lunga. Diciamo che questa domanda l'avevo attesa perché non me la sentivo di fare un video magari che non era nel mio stile, però se me l'avete chiesta, come faccio a dire di no, ragazzi? La domanda in questione è: egregio, spero che lei risponda a questa domanda. Cosa ne pensa della guerra che si sta scatenando con Giuseppe Savio? E qui, ragazzi, io a Savio vi dico già che ho scritto già un commento, ma tipo un poema. Perché veramente ha sparato troppe cavolate, ragazzi, ma tantissime. Allora, ho scritto: va bene, ragazzi, io non capisco le persone che lo sostengono. Quella che esprimerò ora è una mia opinione e non voglio insulti, quindi ragazzi, calmi, è una mia opinione, non voglio insultare nessuno e non voglio ricevere insulti, quindi grazie, scusate, è solo una mia opinione. Partiamo con il primo punto, quindi smontiamo un primo pezzo del video di Sapio. Sapio con la frase: ma dose preziosi ti hanno pagato per dire quelle vabbè, family friendly, ragazzi, non posso dire le parolacce. Ti hanno pagato per dire quelle cavolate. Allora, ovviamente la cosa è rivolta a Tutubo, quindi una risposta al video a Tutubo, io la prendo come se in prima persona parlo e ricevo le cose in prima persona. Allora, qui proprio zero, hai fallito amico, hai fallito tantissimo perché se non mi sbaglio siamo in Italia e c'è la democrazia, quindi penso che ognuno possa dire le cose che vuole? Beh, penso di sì, no? No, no, non si può. Allora, scusate ragazzi, scusate. Però ragazzi, parliamo seriamente adesso. Cioè, questa frase non ha senso. Ovvero, ma dose pressioni ti hanno pagato per dire quelle cose. Perché se io vedo qualcosa, posso commentarlo. Senza insultare nessuno, ma posso commentarlo. Puoi dire ti stai facendo gli affari miei, non proprio, perché è comunque qualcosa che tu hai reso pubblico. Quel video. Quei video, sì, quelle storie comunque erano qualcosa di pubblico che tutti potevano commentare. A mio parere, un video critica è allo stesso livello di un commento ben strutturato. Quindi, se la gente può commentare, non vedo perché non possano esistere video critica. No? Secondo punto. Sabio ha anche criticato il fatto che Tutu inizi il video mostrando dei filmati che pubblicava da adolescente. Quindi, Sabio, insomma,
la prende su questo punto e secondo me ha fallito anche qui, perché sbaglio o quando è andato a parlare di dose ha mostrato dei suoi video vecchi cui Savio si era già scusato. Ma dico, cosa cavolo? Cioè ragazzi, stiamo parlando seriamente? Il bue che dice cornuto all'asino praticamente, cioè Tutubo ha mostrato quei video per far vedere che persona era Savio, nel senso, non lo conoscete? Ecco, lui era quello lì, adesso ve lo ricordate? In quel senso. Te invece lo sai anche per una cosa più grave, diciamo, cioè hai commentato qualcosa di 5 anni fa, 6, non mi ricordo adesso quando, e nonostante Dossi si sia già scusato, tu hai continuato su questa strada. Punto terzo, Tutubo ha espresso in moltissimi dei suoi video, circa per 30-40, un sacco di video, di non andare a insultare le persone che lui criticava. Quindi, se ti sei ritrovato insulti nei tuoi video, non è colpa di Tutubo. Perché, cioè, penso per i primi 30-40 suoi video, c'era proprio scritto nella sigla, anche in altri video comunque, c'era scritto proprio non andate a insultare le persone che critico. Quindi, se ti è venuta la gente di insultare, è sicuramente perché la gente che ti ha riconosciuto, che sapeva chi eri nel 2012 e è ancora un po' arrabbiata. Non bisogna insultare, non bisogna picchiare, però non è colpa di YouTube. Quindi 3-0. Quarto punto, la frase Giuseppe Savio sei un infame, secondo me è inattaccabile. Cioè, scusa, tu hai violato la legge, sei andato a demolire un'amicizia praticamente, anche bella, bella importante, no? Cioè, sei andato praticamente contro la legge, sei un infame, scusa, è come... Dici, io non rinnegherò mai i miei ideali, andrò anche contro la legge, tipo hai detto una cosa del genere. Di fronte alla verità farai qualunque cosa. Una roba del genere, non mi ricordo le frasi. Quello che ho scritto qui è pochissimo in confronto a quello che volevo dire. Però, quello che voglio dire, in poche parole, è che se tu vai contro la legge, sei un infame, cioè non puoi andare contro la legge solo per difendere la tua persona. Cioè, non è giusto, così facendo è come se tu giustificassi tutti quelli che uccidono la sua ragazza dopo che l'ha tradita, solo per difendere la propria persona. Cioè, non ha senso, ragazzi. Quinto, la frase all'inizio del video di Tutubo, se la vostra prima reazione non è dargli un ceffone, è ironica. Cioè, cosa cazzo? Non siamo seri? Cioè, è ironica quella frase. Ah, voglio dire un attimo una cosa. Io non ho visto, cioè, questo commento che ho scritto l'ho scritto prima di aver visto il video di Tutubo, che non era ancora uscito. Ho visto solo il video di Savio, quello lì dove appunto rispondeva a Tutubo. E cioè, basto io, penso, per demolire quel video. Cioè, io capisco un attimo i tuoi ideali di pace e armonia, che secondo me sono falsissimi. Però... che cavolo, cioè. Poi critichi addirittura il fatto che Tutubo monetizzi i suoi video. Cioè, seriamente, è un'opzione di YouTube che si può attivare. Che problema c'è nel fare soldi? Cioè, io. Poi il fatto che tu non monetizzi i video non ti rende una persona migliore. Però, cioè, neanche una persona criticabile. Così come quando li monetizzi, cioè, non vedo nulla di male nel monetizzare i video comunque. Settimo punto. Criticare sarebbe rovinare la vita della gente. Questa è la sparata grossa, amico. Cioè, la critica, così andresti a rovinare. Ti prendo Italia's Got Talent. Lì ci sono dei critici che danno sì o no, quindi ti accettano o non ti accettano. E anche quelli, chi mandano fuori, gli hanno rovinato la vita, ragazzi. Tutti i talent show, X Factor, ma quelli sono delle bestie, ragazzi. I giudici rovinano la vita delle persone. Cioè, di cosa stiamo parlando? Poi Savio afferma che il video che Tutubo ha fatto tanta visibilità per merito suo. Io non vi nascondo che prima di quel video non conoscevo Savio. Sarà perché ho solo 14 anni, però seriamente non lo conoscevo. E niente. Cioè, Tutubo ha il triplo dei tuoi numeri. Cosa vai dicendo? Al massimo è lui che ti ha fatto pubblicità, non tu che gli hai fatto pubblicità. Vabbè, poi ragazzi, la frase vai a lavorare. siamo tornati nel 2015, ragazzi. Vai a lavorare, ormai YouTube è un lavoro, che vuoi fare? Poi Tutubo adesso, se non mi sbaglio, sta all'università, quindi almeno dagli tempo di lavorare. Poi vabbè, decimo punto, anche qui ragazzi scendiamo sotto l'ade, sprofondiamo proprio in basso. Cioè,
ha veramente mostrato il video di YouTube di 5-6 anni fa, quello contro Fashion Makeup, se non mi sbaglio, che è già stato chiarito, ma un anno, due anni fa, se non mi sbaglio. Cioè, perché mostri quei video? Ti vogliamo mostrare il tuo passato? E così praticamente porti dalla tua parte solo i più disinformati. Il resto non gli fa nulla, perché sanno già la verità, me compreso. 11. Lo spezzone dove riprende il tuo errore grammaticale è ironico. E mamma mia, non può usare quella cosa per rispondere. 13. Il video di Riccardo non è rivolto a te. Lo vuoi capire? Anche tutti i tuoi fan che ti difendono. Il video di Riccardo non è rivolto a te. Non capisco come fai a dirlo. Ha detto anche lui che era un video rivolto a Luis. E finché non lo dice lui che questo video è rivolto a te, tu non puoi dire che questo video è rivolto a te se lui non l'ha messo, capito? Cioè, non hai prove concrete per dire questo. Al massimo una suggestione, un'idea, magari potrebbe essere rivolta a me, ma non questo video è rivolto a me, perché non è vero. E quindi, diciamo, è un po' un macello. Penso che ormai questa storia sia sepolta. L'ho detto anch'io, ragazzi. Secondo me, tempo 2 mesi e Savio risparirà dalla rete, a meno che non si inventa qualcos'altro. Perché sono già un paio di settimane che non si sente più. E direi che su 14 minuti di video sono riuscito a smontare quasi tutto. E era veramente troppo facile. E niente, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Se volete, fatemi altre domande per un FAQ. E noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella, ragazzi.